Salve a tutti gli amici di Tech Different, questo gioiellino è il Samsung Galaxy S8 Plus che ci ha gentilmente fornito l'azienda subito dopo la presentazione al mondo di circa una settimana fa e siamo pronti ad offrirvi la nostra recensione completa. Innanzitutto vedete l'unboxing e poi andremo a vederlo più in dettaglio. Eccoci qua, Samsung Galaxy S8 Plus. Procediamo con l'unboxing. Io l'ho già tolto dall'involucro esterno che è proprio precisissimo. Andiamo a togliere questa etichetta adesiva. Apriamo la scatola. Scatola che logicamente contiene subito il device. Eccolo qua, l'andremo a vedere subito dopo, tra pochissimo. Nella parte superiore abbiamo questa scatoletta, questa piccola scatoletta che contiene la graffettina per togliere il vano della nano SIM e micro SD. All'interno ci sono, c'è tutta la manualistica, manuale di istruzioni. Abbiamo la classica presa da muro per la ricarica veloce con l'ingresso USB, come possiamo vedere, sul posto sul lato. Poi abbiamo due adattatori, un adattatore che va da USB classica a USB Type-C per la ricarica del nostro dispositivo oppure collegarlo e trasferimento dei dati, e un altro adattatore che ha un'estremità, logicamente ha ancora l'USB Type-C, ma dall'altra estremità ha la micro USB. Quindi in entrambi i casi avete due adattatori diversi per qualsiasi connessione. Poi abbiamo il cavo di alimentazione, logicamente USB Type-C. Ed infine abbiamo gli auricolari davvero eccellenti della AKG con il cavo che è in nylon, molto ben fatte, molto belle esteticamente, il jack, eccolo qua, e poi logicamente il bilanciere del volume con il microfono ed i tasti per comandarle. Qui abbiamo, sono in-ear, davvero molto molto belle. Eccolo qua il bilanciere del volume con il microfono integrato per rispondere alle chiamate. Poi abbiamo i gommini di ricambio per le auricolari delle varie misure in base alla misura che preferiamo, che più ci aggrada. Ma ora andiamo a recensire il nostro dispositivo. Eccoci qua, dispositivo che presenta l'Infinity Display, come Samsung l'ha chiamato, da 6,2 pollici, edge su entrambi i lati verticali. Logicamente, qui andiamo a perdere il tasto con il sensore per impronte digitali posto sulla parte anteriore inferiore del dispositivo. Questo per dare agli utenti un display in HDR, il primo display in HDR che viene montato su degli smartphone. Un display davvero molto luminoso, molto ben fatto e è davvero eccezionale. Andiamo a vedere un attimino in dettaglio cosa troviamo nella parte anteriore, ovvero la fotocamera da 8 megapixel. Abbiamo anche i sensori per lo sblocco con l'iride, quindi oltre al classico PIN o al sensore delle impronte digitali che è posto sul retro, potremo sbloccare il dispositivo solamente con il nostro sguardo, e devo dire che funziona molto molto bene. Abbiamo anche la cassa audio in uscita delle chiamate, classica. Poi sul lato sinistro troviamo il bilanciere del volume con il tasto per l'accesso a Bixby, che è l'assistente vocale che Samsung ha appunto deciso di inserire da quest'anno, simile a Siri e Cortana. Andiamo a vedere la parte inferiore il jack per le cuffie auricolari, l'ingresso USB Type-C per la ricarica veloce, il microfono per le chiamate e anche la cassa audio generica in uscita. La cornice è tutta in metallo, davvero eccezionale il design. Andiamo a vedere poi adesso nella parte laterale destra troviamo il tasto accensione e spegnimento, e nella parte superiore troviamo un microfono per le registrazioni dei video.
e lo slot per la nano SIM e la micro SD, micro SD che può arrivare fino a 256 GB di memoria. La memoria interna è da 64 GB del dispositivo. Andiamo a vedere ora la parte posteriore, che come vediamo è davvero ben rifinita, molto bella, ha fatto un ottimo lavoro Samsung. Abbiamo il sensore per impronte digitali sul lato destro, per come lo vedete voi. La fotocamera Samsung ha mantenuto la fotocamera 12 megapixel dual pixel, che trovate anche su S7 ed S7 Edge, che ha una registrazione in massima risoluzione in 4K a 30 fps. È stato migliorato il software della fotocamera, che permette scatti in notturna molto più luminosi. Abbiamo poi il flash LED e il sensore per rilevare il battito cardiaco. Andiamo ora a vedere un attimino più da vicino il dispositivo, che è leggermente scivoloso, infatti ha rischiato di fare qualche volo nei giorni in cui l'ho provato, e consiglio ovviamente di prendere una cover. Andiamo ad attivare Bixby tramite il tasto laterale, vedete che ci dà delle schermate, quella del meteo che logicamente possiamo impostare noi come vogliamo, quella del meteo, YouTube, le applicazioni, anche l'attività fisica. Vi ricordo che Bixby attualmente non supporta l'italiano, supporta solamente l'inglese, ma Samsung ovviamente sta lavorando per rilasciarlo quanto prima in italiano anche per tutto il resto del mondo. La schermata home che vedete è questa, no? Appena accendete il dispositivo, eccola qua con i gradi, il meteo ovviamente attuale, con la località se l'avete spostato con il sensore della località. Poi abbiamo le altre applicazioni che vedremo sulla schermata destra, le applicazioni che andremo ad installare. Poi vedete quello che ho installato io. Poi, facendo questo gesto dal lato verso il basso, andremo a vedere tutte le altre applicazioni preinstallate, che come possiamo vedere non sono moltissime. Abbiamo la cartella con le applicazioni Samsung. Poi abbiamo anche la cartella con le applicazioni, alcune delle applicazioni Google, ed infine abbiamo un'altra cartella con le applicazioni Microsoft, che contengono Word, Excel, PowerPoint, OneDrive e Skype. Andiamo ora a vedere le altre applicazioni, che come vedete sono le classiche che troviamo su tutti gli smartphone, quindi non mi soffermo più di tanto su di queste. Andiamo a vedere le impostazioni. Qui abbiamo tutte le impostazioni suddivise logicamente le varie categorie in vari colori. Andiamo a vedere la più interessante, questa che ci permette di gestire la batteria, le prestazioni e tutto ciò che ne consegue per la pulizia magari di file, di cache e quant'altro del dispositivo. L'applicazione fotocamera, vedete, molto molto semplice, ma di questa ve ne parlerò in una recensione separata, perché appunto ho deciso di dedicare alla fotocamera doppia, intesa come posteriore ed anteriore, di questo dispositivo, una recensione dedicata a parte, con anche le nostre prove di scatto e di video, e magari anche faremo anche altri test di comparativa con un altro dispositivo che abbiamo tra le mani. Poi, per quanto riguarda la personalizzazione, come vedete queste sono le icone classiche di Samsung, poi possiamo personalizzarle come vogliamo. Abbiamo ovviamente anche la schermata delle notifiche o dei toggle. In questo caso vediamo che abbiamo tutti i toggle per attivare e disattivare il wifi, la connessione dati. Possiamo attivare anche la modalità router per trasformare il nostro S8 Plus in un modern router. Andiamo a vedere ora il browser internet di default che Samsung ha messo. Vedete, molto veloce nel caricare, si apre subito, poi le feature sono quelle di classico browser internet, potete memorizzare i preferiti, le varie schede, navigazione in incognito e molto altro. Non mi voglio soffermare più di tanto su questa cosa. Poi, per quanto riguarda invece il processore è un octa-core con ben 4 GB di RAM, un octa-core Exynos e di ultimissima generazione, logicamente, e la RAM 4 GB, che permette un'esperienza davvero eccezionale per quanto riguarda anche la parte gaming. L'unico difetto che ho trovato fino adesso è questo, che vedete che prende una tacchettina sola.
Io con la stessa SIM in iPhone 7 prendo 2/3 tacche nella stessa posizione in cui mi sto trovando adesso. Comunque vi ho mandato anche degli screenshot sul nostro profilo Twitter, per farvi vedere appunto il confronto con un altro dispositivo top di gamma che abbiamo tra le mani in anteprima anche lui, e purtroppo questo S8 Plus non prende molto per adesso. Dico per adesso perché il sistema operativo è Android 7.0 Nougat ed attendiamo appunto da Samsung che venga fatta la release finale, diciamo, che vada a correggere magari questo bug che secondo me verrà corretto tramite un aggiornamento software, altrimenti insomma, non è il massimo che uno smartphone di questa fascia prenda così poco. Certo, in altri ambienti prende molto molto meglio, però ripeto, qui prende di meno rispetto ad altri dispositivi. Qui in casa mia poi varia da situazione a situazione, logicamente. Per quanto riguarda invece il materiale del dispositivo, tutto in metallo, molto ben fatto, è leggero nonostante la sua dimensione, la batteria non si surriscalda più di tanto, logico va da sé che se lo utilizzate tanto a vedere film su YouTube oppure intensamente per giocare, è logico che si riscaldi un pochino. Per quanto riguarda la durata della batteria, con un utilizzo intensivo siamo arrivati a fine giornata. L'abbiamo strapazzato, con un utilizzo normale si arriva anche ad un giorno e mezzo di autonomia, quindi autonomia molto molto buona. Considerate anche il fatto che essendoci la USB Type-C con la ricarica veloce, possiamo appunto ricaricare la batteria che è da 3500 mAh in un'oretta e mezza circa, quindi davvero molto performante per quanto riguarda la ricarica della batteria. Il pulsante laterale sinistro di Bixby è possibile personalizzarlo e magari per adesso potete personalizzarlo con la possibilità di attivare invece che Bixby Google Now, l'assistente di Google, in modo tale che adesso supporta l'italiano. Quando uscirà Bixby in italiano potrete riattivarlo, ciò non toglie che se lo volete lasciare attivo tranquillamente potete farlo. Il dispositivo si comporta molto molto bene anche per quanto riguarda i riflessi del display. Display che è un po' oleofobico, però l'esperienza visiva è spettacolare, è davvero una cosa eccezionale. E per quanto riguarda l'audio, per quanto riguarda la cassa esterna generica, è molto buona. Per quanto riguarda invece gli auricolari, è decisamente eccellente. Auricolari HKG, quindi auricolari di tutto rispetto. Vi ricordo che Samsung Galaxy S8 viene messo in vendita a 829 € e S8 Plus, che è quello che vi abbiamo recensito adesso, viene messo in vendita a 929 €. Sono già partiti i preordini, quindi potrete preordinarlo anche oggi stesso se volete. Vi ringrazio, vi saluto e vi rimando alla prossima. Ciao!